Tamponi sui pazienti, sia per chi deve affrontare le terapie giornaliere, sia per chi deve fare visite in ambulatorio e per chi deve sottoporsi ad interventi chirurgici. Scendono i numeri del contagio, ma l'Istituto Oncologico Veneto non si abbassa la guardia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i 1.100 dipendenti dello IOV di Padova sono stati sottoposti a 5.084 tamponi e 3.159 test sierologici rapidi, per una media di 100-120 tamponi e 90 o massimo 100 test rapidi al giorno. Per quanto riguarda i pazienti chirurgici, lo IOV conta circa 400 tamponi eseguiti entro 48 ore prima del ricovero. In questo caso il paziente rimane in una stanza singola fino all'esito del test, mentre i pazienti sintomatici delle attività ambulatoriali vengono sottoposti a tampone al momento dell'accesso e poi mandati a casa in attesa dell'esito. Un discorso a parte va fatto per il paziente oncoematologico, perché è il paziente più fragile di tutti, e per questo tipo di paziente viene fatto sempre il pre-tampone, diciamo, alla prima della terapia. Per gestire al meglio i pazienti sono stati pensati anche dei braccialetti di colore diverso che vengono consegnati al momento del triage e dividono le diverse tipologie di percorso all'interno dell'istituto oncologico. Ogni paziente entra in reparto con l'esito del tampone. Qualora per problematiche cliniche di urgenza, di non programmabilità ulteriore, questo non avvenisse, il paziente viene sempre gestito come se fosse un tampone positivo. Questo avviene sia nei reparti di degenza medica, sia per quel che riguarda le sale operatorie.